A rivelarlo ci ha pensato la stessa artista attraverso i suoi social network. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Romina Power, l'artista statunitense, dopo il breve viaggio in Germania con il Carrisi per questioni lavorative, è tornata nella sua abitazione romana. A testimoniarlo sono le numerose foto che la donna ha postato su Instagram, ed a proposito di questo social, alcune ore fa una seguace ha fatto una domanda specifica all'ex moglie di Albano. Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i dettagli. La cantante americana rivela ad una followers che trascorrerà il Natale in montagna. Mancano pochissimi giorni a Natale e di numerosi fans di Romina Power si sono chiesti dove lo trascorrerà la loro beniamina. La cantante italo-americana si recherà a Cellino San Marco. A quanto pare no, l'artista sarà lontana dalla sua amata Puglia. A rivelarlo è stata lei stessa attraverso un commento sul suo profilo Instagram. Infatti, in uno dei post pubblicati dalla donna, un'affezionata followers le ha chiesto gentilmente se il 25 dicembre si sarebbe recata a Cellino San Marco. La diretta interessata ha risposto con questa frase: "No, in montagna". Quindi, considerando che il cantautore difficilmente potrebbe trascorrere le feste lontano dai figli minori, Jasmine e Bibo, dalla madre Yolanda e soprattutto dalla sua compagna Loredana, il Carrisi e l'ex moglie non taglieranno il panettone nello stesso luogo. Poi, essendo buddista, non sappiamo quanto la Power sia legata al Natale. Per quanto riguarda la località scelta da quest'ultima per le vacanze, per il momento non è stata svelata. Per scoprirlo, bisogna attendere i prossimi post, che sicuramente pubblicherà sui suoi social network l'amore dell'artista statunitense per la regione Puglia e il cantautore salentino, dopo l'affetto ricevuto dai fans tedeschi durante il suo breve viaggio ad Amburgo, sicuramente ritornerà nella sua amata tenuta in Puglia. Una regione a cui è molto legata anche la Power, come lo ha sottolineato in numerose interviste rilasciate ai giornali. Romina è anche proprietaria insieme ad una delle sue figlie di una villetta tra la provincia di Brindisi e quella di Lecce. Inoltre, negli ultimi anni si è battuta molto per la salvaguardia del territorio di Manduria, dove dovrebbe essere costruito un depuratore consortile vicino alla costa. Qualche mese fa ha anche mandato una lettera al governatore Michele Emiliano, per manifestare la sua contrarietà al progetto Albano-Carrisi.